La Gassa Discovery Liguria, che si vuole inserire nel panorama dell'offerta turistica nazionale e internazionale, proprio distinguendosi da quelle che sono le possibilità di oggi per gli acquisti online legati al turismo, dando comunque un aspetto grafico e un'interfaccia per l'utente che gli garantisca un acquisto unico nel suo genere e la possibilità allo stesso tempo di usufruire di un'offerta turistica della regione diversa da quella che viene offerta dai tour operator della zona. Un progetto che nasce dall'idea di quattro persone. Proviamo un po' a presentarlo. Allora, io sono Noemi Reina e in questo momento sto collaborando con la Camera di Commercio di Savona per un progetto di digitalizzazione delle imprese, quindi il mio ruolo all'interno della Gassa sarà quello proprio delle consulenze con le aziende. Poi abbiamo Saviana Testa, che lei ha sempre operato e lavorato nel settore turistico delle agenzie di viaggi e quindi si occuperà proprio della parte della creazione del pacchetto, delle relazioni con le aziende coinvolte nella Gassa. Daniela Traverso, che sarà la nostra esperta responsabile del web marketing e quindi di tutto quello che è poi l'anima del sito con i suoi contenuti, e poi abbiamo l'unico uomo del progetto, che è Carlo Lamarca, che lui si occuperà invece del reparto vendite estere in quanto poliglotta e esperto nella vendita estera, appunto. Uno degli elementi, sicuramente uno dei presupposti per il successo di un progetto di questo tipo, è il territorio. Quali sono i primi riscontri che avete dal territorio su questo progetto? I riscontri sono molto buoni, perché proprio in relazione al progetto in cui io adesso sono inserita nella Camera di Commercio di Savona, sto avendo modo da diversi mesi di rapportarmi con tante aziende che non hanno comunque sviluppato una parte di web marketing e delle azioni mirate volte alla digitalizzazione, quindi è chiaro che loro hanno ben presente la potenza che può avere il web nel momento in cui si utilizza con una certa coscienza e con una preparazione un po' più critica, e nel momento in cui vengono spronati ed aiutati ad essere più attenti e a sapere come muoversi attraverso i nuovi strumenti che ci sono di comunicazione, sono loro i primi comunque che hanno l'entusiasmo e la volontà di mettersi in gioco anche da questo punto di vista, quindi sappiamo già che ci sarebbero comunque tante realtà che sarebbero ben disposte a mettersi in prima linea proprio nella digitalizzazione, perché no, proprio nelle nostre mani per farlo.